Sono Giovanna Tosetto, sono una guida autorizzata del Friuli Venezia Giulia e da un paio d'anni ho abbracciato questa nuova filosofia del turismo esperienziale con il progetto Artes. A mio fianco c'è l'ideatore di tutto questo grande progetto che è Maurizio Testa e realizziamo questa esperienza a Cividale, un'esperienza che si articola sulla storia e lo story living, questi ospiti che vengono a Cividale che diventano dei bloggers e che devono promuovere attraverso le loro immagini questa destinazione. Oggi abbiamo fatto proprio questo, visitando alcuni luoghi importanti, storici, ma soprattutto venendo in contatto con i locals che ci hanno dato una parte del loro cuore e non soltanto il loro racconto. Dalla ferramenta, dalla storia, al laboratorio dell'orafo che con tanta gioia ci trasmetteva questa sua arte e il legame con la storia dei Longobardi e poi al gusto che non poteva mancare. E questa mattinata impegnativa per i blogger che tra poco saranno messi giudicati dall'amministrazione comunale che valuterà il loro operato. Ma che dire in aggiunta? Allora, oggi è un tour, è un vero blog tour con veri blogger. Il prodotto che ha fatto Giovanna è un blog tour per turisti che non sono blogger, per cui in questi, questo story living c'è sempre un piccolo gioco di ruolo. In questo caso trovo che questo prodotto di Giovanna sia eclatante perché fa vedere, apre la città in tutte le sue sfumature, che sono i luoghi storici, ma soprattutto le persone, la cultura del posto. Il turismo esperienziale ha bisogno di due cose per essere professionale: ha di uno schema di riferimento, e questo è quello che noi come Artes abbiamo dato come contributo. La seconda cosa che bisogna capire è che il turismo esperienziale è relazione, è incontro, sono esseri umani che si trovano, sono beni relazionali. Il turista è cosiddetto consumatore, compra un prodotto che lui stesso fa. Oggi siamo qui anche per questo Educ Tour grazie al progetto Atlas, quindi questo progetto Interreg europeo che ci ha consentito anche di avere ospiti i nostri partner, che sono venuti un po' a scoprire questo mondo del turismo esperienziale e dello story living per capire anche se ci sarà un futuro anche nelle loro realtà. Bisogna partire, come mi ha insegnato Maurizio Testa, da una grossa passione. Bisogna amare ciò che si fa nel turismo esperienziale, più di tutti la passione è la linfa quotidiana per poter rendere un'esperienza empatica.